dai il voto al ballottaggio. Gagliardi, buonasera. Gagliardi pure su, oh. Ammazza quanti siamo. E chi so sarebbe mai Greso. Buonasera. Salve. Gagliardissimi. Salve. Ma quando, oh, io mi sono comprato il casco prima della Vespa, perché il casco era obbligatorio. Sì, vabbè, di solito. No, ma ci vuole pazienza, piano piano, eh. Molti, c'è la, stasera c'è la televisione, un'altra volta il mostro comico. Madonna, non si sfugge da questa, la televisione. Intanto io ho portato il mio programma politico. Tanto io, Tagliani, Veltroni, fuori dai coglioni. E chi me qua? E chi me qua? E chi me qua? Via! E chi me? Sarò il sindaco di tutti i romani! Punto primo, volete sapere il programma? Volete sapere il programma? Punto primo, primo, riapro le case chiuse. Guarda lì il signore che ha i capelli bianchi. Ah! Subito si è messo una mano. Ora, poi, il Colosseo, ci metto due fissetti, ci faccio 5.400 appartamini, appartamenti e li diamo a quelli sfrattati. Ok? Facciamo questa cosa. E il punto terzo, tre domeniche a settimana. Via. C'è un gruppo di milanesi là che è contenta di questa notizia. Milanesi si lavora, si lavora, si lavora, 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 lavora. Ora, qui c'è la Fossa dei Leoni, io ritorno qua. Giustamente, io, che vedevo di? Il Messaggero ormai so mesi che fa le prime pagine con la foto di Francesco Totti. Per carità di Dio, io non voglio dire... No, l'applauso al capitano. Però, vedete poi, io... Ho subito rischiato perché poi quando parli di calcio, la città la dividi peggio della politica. E allora io ho subito rischiato. Però vorrei pure da parte di Francesco che un po' di italiano. Gli hanno detto Francesco, sai le vocali, ha detto sì, quante sono? 5, dice poi. Ma 5, che cavolo! Stasera dirò anche le parole quelle forti, quelle... Accidenti! Maledizione! Stasera sono di un emozionato perché in sala c'è una persona, c'è il grande vecchio del teatro. Oh, allora aspetta, allora facciamo così, guarda. Facciamo così. Spengi questo qua. Vuoi spegnere anche questo qua? Facciamo soltanto questo? Decidete voi, tanto 30 sacchi avete pagati voi, quindi aspetta che c'è il cacagazzi di turno, lo trovi sempre, eccolo qua. Ce n'è uno, io, è giusto. Non te sento. Come va? Questo cecio che c'hai qua, come va? Oh, c'è la televisione, stasera c'è il grande vecchio del teatro italiano, non faccio il suo nome perché lui vuole stare sempre da una parte, giustamente. Vi dico soltanto che questa persona ha lavorato con Walter Chiari, con Fabrizi, con Sordi, con Montesano, Proietti e quant'altri. Il grande teatro, la grande commedia italiana. Quindi pensate che emozione per me saper sala. E poi tanti amici, tanti conoscenti, tante facce, tanto affetto. Niente, aspettate, ho finito così, io sono emozionato. No, tante belle cose, stare bene. No, per carità di Dio. Ora voglio dire, qui com'è? Qui a cecità come andiamo? Va qua, ve lo faccio spengere? Ve lo faccio... Ci spengi qua? Ma perché avete montato queste... Che questi sono... Vedi la destra e la sinistra come rompono i coglioni? Poi, di quel centro... Lasciamo perdere. Quante trasformazioni, la città, da, vado su però perché non vai su, sennò non vediamo. Da, la città in fibrillazione, da, quante trasformazioni. L'avete sentita la linea quella largo Argentina, Casaletto, che si è sbracato il tram? La linea 8, un paio di mesi fa. Sai, notizia vera, la linea 8 ha subito 7 incidenti. Ci sono quelli la linea 8, vera da statistica, ha subito 7 incidenti da quando l'hanno inaugurata. Cioè, quelli della linea, 7 incidenti si chiama la linea 8. Ci sono quelli del 999 che stanno così. Camano sui coglioni e dice, non si sa mai. Non si sa mai. La
l'autobus si prende così lì. E la città, e la città adesso sotto campagna elettorale viaggiano. C'è quello dei Parioli che dice: sarà, sarò il sindaco di quelli che abitano in periferia. C'è quell'altro che fa i comizi al Colosseo. Ora io dico, è difficile, però secondo me è meglio andare sempre col cuore, con l'istinto. Le ideologie ormai è tutta una pappetta, tutta, non si capisce più niente. Vi faccio un esempio: secondo me funziona tutto con i soldoni, lo sappiamo tutti, con i soldoni. Qualcuno se la metà dice: Di Carlo, spettacolo 30 sacchi, ma faccio pure un'ora e mezza, prendo come una signora delle pulizie, ma che cazzo vuoi? Un pacchetto di cancro quanto costa? Quanto costa un pacchetto di cancro? Mediamente quanto costa? 6 sacchi costa. Se vai al centro un bicchiere di Coca-Cola cotto, tocchi di ghiaccio. 8 tocchi di ghiaccio e sta pece sgattarono dentro. Dove vai? Ti appiscia subito. Aspetta, che prendi iniziativa? Perché il pubblico prende iniziativa? Adesso io vengo con te, voglio vedere dove cazzo vai. Adesso voglio vedere dove vai. Voglio vedere. Andiamo, vieni. Seguici. Voglio vedere. Sto stronzo qua. Va a far culo e non tornare. Ciao. Lo spettacolo là è bello. E allora faccio l'esempio di quello che è accaduto col Gay Pride. Gay Pride, ve lo ricordate? Abbiamo fatto un casino, questi qua non devono venire, questi non sono normali. Ma chi decide la normalità? Chi è che decide la normalità? Ognuno di noi ha una sua normalità, vero o no? Ognuno ha la sua di normalità. Fai quel che vuoi, basta che non rompi i coglioni agli altri. Cioè, questa è la regola prima. Guarda che non l'ho detto io, l'ha detto Sant'Agostino. Ama e fai quello che te pare. Il resto è tutto in più. Ama e fai quello che te pare. Se amo, non rubo, non t'ammazzo, non te stupro, non pedofilo. Se amo. E poi faccio questo perché mi piace. E perché ci siete voi, finché ci sarete voi, ci sarò pure io. Quando voi andrete da un'altra parte, io a casa, zagane. Che è bellissimo. Gay Pride, ho detto no, si non devono venire questi qua. Non devono venire! Per questi peccatori! Hanno fatto una manifestazione, sono andato anche io a vederli. Sono andato anche io al muro torto, me lo sono fatto tutto, ma muro, parlo. Me lo sono fatto così, paro, muro. Dice, che è qua la piotta per te, la mia amica, io non c'ho la lira. Sarà di qualcun altro, l'alza aperta. Per curiosità, per vedere un po' com'era. Tranquilli, sereni, avete sentito disordini in città? Avete visto cassonetti incendiati? Avete visto cariche della Celere? Le avete viste o no? No! No! L'unica manifestazione pacifica a Roma è stato il Gay Pride! Poi qualcuno ha detto, guardate che questi signori vengono un milione di persone, spendono, vanno al ristorante, poi vanno al teatro, poi vanno al beauty farm, poi vanno al cinema, poi prendono un taxi, poi prenotano in pizzeria, poi fanno un po' di shopping in centro, poi magari si fanno un giro nelle periferie, magari qualcosa particolare, spendono, vengono un milione di persone e noi dico no, per l'ideologia no. Ma quanto spendono? In un giorno sono andati via 34 miliardi. C'era la Confesercenti così a pecora. Dai, venite una volta. Dai che c'è spazio per tutti. Con calma, ma c'è un buco, si trova sempre. Grazie, bevo, c'ho un'emozione, grazie. Ah. E allora, io capisco
capisco la preoccupazione anche del grande vecchio, la parolaccia, la volgarità, ma cosa devo fare? Ma cos'è la vera volgarità? Secondo voi è una parola la volgarità? Secondo me è un fatto. E poi scusatemi, sono 10 anni che ci propinano beautiful in televisione. Sono 10 anni che la società moderna è regolata, la famiglia moderna, la famiglia occidentale, sono state due negli ultimi 15 anni secondo i signori della TV, i Forrester e la famiglia del Mulino Bianco, una famiglia dei tossici, che è una famiglia normale quella lì. Ma secondo te, quei ragazzini che si sbagliavano contenti da una scuola, ma te hai mai conosciuto un ragazzino felice da una scuola? Ma la ragazzina a carci tutti i coglioni, boom, panna a scuola. E i Forrester, una famiglia di stilisti senza manco neanche uno, impossibile, è impossibile. L'abbiamo detto prima, ognuno con la sua normalità, che Dio li benedica, abbiamo altri gusti. I Forrester, so 10 anni. Ma visto che fanno? Il cugino che ha la madre, la zia che ha la nonna col padre, il padre che ha la ragazzina piccola, ma neanche Michael Jackson! Ma neanche Michael Jackson! Le contraddizioni. L'UNICEF, sappiamo tutti di che si occupa l'UNICEF, dell'infanzia nel mondo, anche quest'anno ha demandato a Jackson di fare un CD, una compilation, e i diritti li devolve all'UNICEF. L'UNICEF che chiama Michael Jackson per l'infanzia, è come dire a Torbella Monaca c'è un nuovo asilo nido, manca il direttore amministrativo, c'è il mostro De Foligno, chiamiamo lui, no? Cazzo, perché non chiamiamo lui? Almeno diamo un posto di lavoro. E nel frattempo, allora capisci? Allora io non lo so che tipo di volgarità, io non lo so dire, il linguaggio che devo usare a Roma, che diciamo delle sul raccordo, ci facciamo dei mosse. Ma stiamo scherzando? Ma cosa devo dire? Oh, maledizione! Sai, tu stai sulla tua autovettura, no? Stai sulla tua autovettura. Arriva uno da sinistra, quindi tu c'hai anche ragione. Ti sventra la fiancata, ti fa 8 milioni di danni. Esci e dici, oh, accidenti. Birichino, a Roma! A Roma! A Roma! Cavolo, momenti ma dopo, a Roma! Il comico oggi è in bilico! Deve stare attento! Oggi la figura del comico poi! Oh, comico, per carità, oggi in Italia dei comici ce ne saranno 56 milioni! Dai, dai, senti delle cose, non riesco più a capire qual è finzione, qual è realtà. Perdonatemi, ho dei trafiletti. Si riducono le misure? Il preservativo cambia. New York, l'industria dei profilattici si adegua alle misure degli americani. Stando ad una ricerca di mercato, il pene degli statunitensi si è rimpicciolito e le industrie che producono preservativi si sono viste costrette a correggere gli standard. Dice, come facciamo mo? Che prima eravamo 2,20 metri.